Ed eccoci qua, ben ritrovati nel nostro consueto Just Chatting come ogni giovedì. Oggi, come vedete, siamo in una tier list particolare. Ho pensato effettivamente a Cartoon Network, che era appunto una cosa che avevo dimenticato da tempo, e tra l'altro non sapevo neanche di potermi beccare Pokémon e Yu-Gi-Oh! Su Cartoon Network, ma a quanto pare sì. Quindi partiamo da questo che non ho visto. Allora, Totality l'isola, l'ho visto. Addirittura, salve, lo so chi sei, c'è scritto. Allora, a Totality l'isola ho visto addirittura le prime due stagioni e qualche puntata anche più volte, quindi in realtà lo conosco abbastanza. E ciao. Sì, dai. Dai, è bello. Sì, avevo visto le prime due stagioni, poi l'ho perso di vista. Vabbè, questo è il king di Cartoon Network, un altro king di Cartoon Network, mani basse. Alien Force invece. Beh, sì. Alien Force, dai, è bello, niente male. The Titans Go. Ho rifiutato di vederlo. Samurai Jack, tanta roba assolutamente. Questo cosa dovrebbe rappresentarmi? Mai visto in vita mia questo. Mai visto le super chicche. Vabbè, decente, va? Non ci allarghiamo troppo perché. Non l'ho mai visto. Questo non ho idea di cosa sia. Io non l'ho mai vista sta cosa. Niente, usare lo shift quando parla. Non l'ho visto. Totally Spies, bello. Ed è Daddy, ma di cosa stiamo parlando? Cosa? Cosa non conosci? Successivamente. Neanche io ho detto. Non ho idea, sembrava gli amici immaginari di Casa Foster la versione tossica, ma no. E infatti l'ho classificato Totally Spies, infatti. Quindi questo va qui e questo di. Che cazzo è Transformer? Eh sì, esatto, è Transformer. La serie animata no, ho visto i film, ma la serie animata mi manca in effetti, quindi non l'ho visto. Insomma, più o meno, Allora, questo cartone l'ho visto sempre da lontano e l'ho sempre voluto evitare, non so come mai, avevo questa repulsione. Allora, i disegni spastici di Ben 10, però, scusa, eh. Che cazzo è sta roba? Perché a un certo punto non sanno più disegnare i cartoni? Qual è il problema? E appunto, sto raccontando. Cos'è successo? Poveretto sto ragazzo. Tutto deforme così, ma che è successo? Eh sì, infatti, sì, ho notato che non è la prima stagione. Bottino. Mi domandi cosa devi dire, cioè. Tanto posso solo farvi vedere immagini perché finché stiamo parlando di cartoni, è così che deve andare. Cioè, il più bel trio della storia che i cartoni hanno mai visto. Un bimbo un po' strano, quest'altra tutta stronza e la morte che è veramente la morte sua, io veramente non saprei. Capolavoro assolutamente. Ah, io me lo ricordo. E però se mi fanno anche i giochi, però è come si fa a non giocarli? Se è il gioco o il film. Va bene. Johnny Test non ne ho idea di chi sia. Questo non ne ho idea. Hai visto? Cosa cambia da. Cosa cambia? Non lo so. Ma buttiamolo lì.
Questo l'ho visto da qualche parte, mi ricordo questi disegni storti. Un po' allo stile dei fantasgenitori, ma ancora più deforme, quindi non so. Non lo conosco. Ah sì, anche questo l'ho visto, ma è tipo della nuova Cartoon Network. Non lo conosco manco questo. Conosco veramente le cose più belle di Cartoon Network, per fortuna. Mai visto? Che cazzo è TCO? Ma. Mai visto? Invece, Polly Kung Fu, dovete assolutamente vederlo. Non so, se metterò proprio tra i migliori, però Polly Kung Fu, minchia, sarà una figata. Questo invece, Adventure Time, non sono. Cioè, era già di una generazione dopo la mia perché lo guardava mio cugino, quindi non ho mai potuto vederlo. Cosa fa schifo? Polly Kung Fu? No, stupendo. E. Sì, mi hanno detto. Regular show, non so cosa sia. Tutti i disegni sempre più strani, ma chissà. Di nuovo Bakugan? Vabbè, lasciamolo qui. Io non sapevo che Yu-Gi-Oh! Fosse di Cartoon Network, quindi. Chiaramente, chiaramente qua. Ultimate Alien, quando ancora Ben 10 era disegnato bene, diciamo. E quindi va a livello di Alien Force. Questo non ho idea, ma perché? Cioè, addirittura poi ci sono cartoni di Cartoon Network che si assomigliano talmente tanto che scopro che sono due personaggi di due cartoni diversi, è pazzesco. Quindi non l'ho visto, vabbè, Mucca e Pollo, ma di che stiamo a parlare di Mucca e Pollo? Generator Rex non l'ho mai visto. iOS 104 108 ma mai visto Casper non sapevo neanche fosse di Cartoon Network da quando non so perché allora il film di Casper sembra totalmente diverso dal cartone e sembra un disastro la locandina cos'è sta roba stranissimo. E quindi i Pokémon a caso. E l'anime mi piace più del gioco, quindi ovviamente lo metto in alto perché. A parte il Demente Ash, complessivamente bello. Clone Wars, ho visto solo il film e mi hanno detto di recuperarmi il cartone perché è più completo. E quindi non l'ho visto. Minchia Crypto Superdog, io lo vedevo su Rai 2. E non è malaccio, comunque. Sto cartone, dai, è decente, dai. Vabbè, no, ma Bugs Bunny non è possibile che Bugs Bunny sia di Cartoon Network, scusami, eh. Bello, bello, non esageriamo. Anche se in realtà però i vecchi sono un gradino più in su. Eh sì. Questo cos'è? Questa sembra tipo Baldi's Basic, una roba tutta strana, ma che è sta roba? Però l'hanno messo qua, non so come mai. E poi hanno messo il logo di Cartoon Network. Cos'è? Devo classificare di Cartoon Network. Boh. Eh sì. Esatto. Ecco, questo lo volevo sempre guardare e non lo beccavo mai. Però già solo questo protagonista mi attirava tantissimo. Eh sì. Non l'ho visto, vabbè. Questo assolutamente è bello, questo Ben 10. Vabbè, Johnny Bravo, Johnny Bravo, Johnny Bravo. Adesso mi sa che sarebbe troppo censurato uno come Johnny Bravo. Eh sì, questo non so chi sia. Stoned, Stalter, che cazzo è sta roba? Sono tutti storti, non lo so.
Sì, ho proprio beccato una tier list che però abbia tanti Cartoon Network vecchi, perché chiaramente i nuovi non li conosco. Questo non ho idea, per esempio. Questo? Ma sai che l'avevo visto? Ma in un altro cartone, però sta faccia così incoglionita me la ricordo, eh. Solo che proprio non mi viene in mente, stranissimo. Ma. Oh, sì, piccolo spoiler. Eh sì. Vabbè, gli amici immaginari di casa Foster, ma di cosa stiamo parlando? Una volta erano veramente stupendi sti cartoni, veramente. Poi di testa tantissimo. Samurai Jack è il King, chiaramente. Questo non so chi sia. Non l'ho mai visto. Non ne ho idea, anche questo, da dove esce non lo so. Poi abbiamo 16. Ah, gioco di parole. Mai visto? Io non ne ho visto neanche uno. Ma i Jim Patterns. Ah, qualcosina me la ricordo. Il mio amico Scimmio, una roba del genere, non mi ricordo. Tantissime, tantissime. Però non me la ricordo. Allora, no, questi disegni no, per cortesia. Cioè, riescono poi a disegnare peggio di quanto era Ben 10 prima. Quella scimmia del mio amico, esatto, non mi ricordavo. Ti è andata male. Ok, sono un po' inquietanti questi disegni, però vabbè. E questo cosa sarebbe? Ok, KO. Ma come fai a chiamare qualsiasi cosa ok, KO? Poi, vabbè, Scooby-Doo, minchia, l'ho visto 3.000 volte. Insomma, sei sempre la solita solfa, eh. Cambiano giusto i personaggi, ma la trama è sempre identica. Quindi, boh, è decente, dai. Ah sì, Squirrel Boy l'ho visto, ma non era mai stato niente di incredibile, secondo me. E Super Kick 2 La Vendetta, non l'ho mai visto. Poi c'è pure la serie di Batman, mentre ci siamo. Però questa mi sa che non è quella che pensavo io. Ho guardato la serie sbagliata. Tutti i disegni stranissimi, Almost Naked Animals. Ma veramente. No, Gumball no, era già una generazione dopo la mia. Poi i sabati segreti. Mai visto. Anche questa è generazione dopo la mia, Steven Universe, quindi non l'ho visto. Ti lo dicono tutti che Gumball è stupendo. Questo è Sim Bionic Titan. Ma da dove escono sti cartoni? Vabbè, Tom e Jerry. Boh, guarda che sono molto belli, in realtà sottovalutati, ma belli. Questo qua non l'ho visto. Quindi questo è. Ogni volta Ben 10 va giù sempre di più. Potevo fare un unico livello a sto punto, ma. E questo è. Questo è quanto. Adesso passiamo invece alla seconda playlist che è lì, tier list che ho già preparato, ovvero quella sui giochi di Dragon Ball stavolta, così per cambiare un po'. E ci metti. Dovrebbero essere gli unici che conosco questi, anche perché quelli precedenti a. In realtà sì, ci sarebbe, vabbè, Final Bout, non è che lo conosco tantissimo, quindi per quello mi accontentavo anche di questo. Quindi. E il peggio in realtà qui non c'è, che sono abbastanza tutti belli. A loro modo. Neanche un gioco di Dragon Ball. Come fate a evitarli tutti? E boh, in realtà. No. Non. E manca anche Fighters, anche se non mi piace, però. Boh. Vabbè. Vediamo se troviamo qualche altro.
Dragon Ball Games. Guarda, te se ne esce uno. L'unico che ho trovato è proprio questo, perché qua è tutto il resto. Cioè, non è possibile, solo uno al mondo ha fatto una tier list sui giochi di Dragon Ball, ma veramente. A quanto pare sì. Eh sì. C'è di tutto tranne. È incredibile. E quindi niente, ci accontentiamo di sta playlist che ti devo dire. Dicevamo quindi, non giocati. Il più brutto per me non c'è, quindi. No. Decenti. Belli. Migliori. Quindi allora, adesso stupisco tutti perché a quanto pare. I miei gusti sono strani, a parte quelli più mainstream che sono. Allora, no, il primo dovete. Allora, partiamo in realtà dal principio, in ordine cronologico, che il più vecchio qua dovrebbe essere Budokai. Budokai. Allora, vi spiego perché è terribile Budokai, come Budokai 2 e 3. Perché il gameplay è la cosa più difficile che l'uomo potesse concepire. Veramente ho provato a giocarli, hanno tutte delle combo. Tutte complicatissime, meno male che in Budokai Tenkaichi l'hanno tutte migliorate. E quindi per questo motivo. Allora, nel Budokai Tenkaichi abbiamo un miglioramento, ma si vede che ancora si fa fatica. Non ancora c'è qualche problemuccio a livello di gameplay. E infatti poi, soprattutto in questo primo capitolo, abbiamo uno squilibrio pazzesco tra personaggio e scimmione, cosa che invece poi è diventata più fattibile. I combattimenti contro gli scimmioni diventano più fattibili dal 2 in poi, quindi già questo migliorava. Poi, per carità, anzi, ma vorrei farvi un regalo mentre siamo qua. Non penso che le intro abbiano copyright, vero? Così valutiamo anche le intro di, sì, del primo magari. Però sì, erano sempre 2D come Tekken. Non penso che ci sia copyright, suppongo. A meno che non ci sia la musica. No, pare di no. Cioè, poi vedi, fatti proprio di Pong i personaggi, sono stranissimi. Però un po' mi spiaceva perché anche se vedevo questi. Anche se vedevo comunque queste grosse imprecisioni, vedevo che molte cose magari se non potevano più essere riproposte perché hanno detto l'abbiamo già fatto male, ma l'abbiamo già fatto in passato. E quindi un po' mi dispiaceva perché magari alcune cose belle di questi giochi vecchi le avrei voluti rivedere magari sui giochi più successivi di Dragon Ball e non li hanno messi per quel motivo. Boh, e io ho trovato questa per il primo Budokai, non so. Ma perché? Ciao, Wante. Boh, non saprei. Sì, in effetti fa un po' cagare questa qua. Mettiamo Japan Intro, vediamo se esce. Ecco, esatto. No, però il Chala c'ha il copyright, furbetto. È parecchio copyright, meglio di Nova. Quindi, vediamo il Budokai 2, invece com'era. Tatara, pare di no. Già nel Budokai 2 abbiamo un miglioramento netto, anche perché hanno detto ma perché dobbiamo ricrearlo con la plastilina, mettiamo direttamente l'anime nella PS2, giustamente. Potevano pensarci anche col primo, ma comunque.
eugenetica. Ma queste cose qua? Cioè c'è un dinosauro così passeggero e non si vede mai più in Dragon Ball. Anche Gotenks, minchia. È vissuto troppo poco Gotenks, si doveva vedere molto di più. Alla fine è carino, dai. Sì, lo so che erano presenti in Z. C'ha un po' di Dragon Ball Kai questa scena, comunque. Però. Cosa? No, questo non c'entra niente. E quindi passiamo al 3. Sì, vabbè, questa è famosissima. E dicevamo tutti vai a cagare, l'intro più bella del mondo. Vai a speculare però. L'hanno ruotata. Credo. Eh sì, parecchio a speculare. Ma veramente non ce n'è una dritta. Forse questa è dritta. Pare di sì. Però che cavolo, manca la parte audio, vocale, vabbè. Almeno è dritta. Eh sì, o la vediamo dritta o la vediamo senza voce, una delle due. Quindi l'unica almeno la vediamo dritta, anche se non ha la voce. Che comunque devo dire che è figa, anche senza la voce fa effetto. Che animazioni! Altro che super! Non mettere la mano sulle... sì. Niente, parlare normalmente di Dragon Ball non si può, comunque. Eh sì. Preciso dito per dito, mi raccomando, facciamolo vedere bene. Oh, hanno abbandonato la plastilina, finalmente mettono gli anime direttamente. Che poi sul finale così veramente figo. Sì, con sta roba di Lee Sharon che arrivava. E poi chiaramente non possiamo che esimerci. Vabbè, partiamo quindi col Budokai Tenkaichi, che qua ne hanno messe mille di intro. Perché le promozioni a pagamento? In che senso, boh? Minchia. Oh, sono ritornati di nuovo con l'animazione da videogioco, ma stavolta meglio. Almeno hanno capito come si fa. Niente, tutti che usano le maiuscole. Cazzutissimi. Ma che poi sembra che da Tenkaichi diventa tutto più scuro Dragon Ball. Prima era tutto più gioioso, aveva la sigla un po' più allegra. Finalmente da Tenkaichi abbiamo... diciamo, hanno capito un po' meglio l'opera. Sembrava Xenoverse sta roba. Che cazzo succede qua? Hanno previsto tutto. Hanno previsto Xenoverse, incredibile. Giusto un po'. Voilà. E
finisce tutto così? Ah no, c'è ancora quest'ultimo colpo di scena come al solito che appena finiamo di combattere Vegeta arriva a rompere le palle. No, però io vorrei soffermarmi un attimo su questa animazione. Io vorrei fermarmi un attimo su queste facce. No, cioè, qua, gli animatori qua mi devono spiegare cosa vuol dire che fanno. Cos'è sta roba? Cos'è? Ma chi è, perché l'hanno fatta? Perché? Ma non si sono accorti che no, che non si, che un po' fa schifo. Eppure lì Drago Shadow non a caso. Vediamo questa. Vabbè, questa io la conosco anche a memoria. Veramente bella, eh? Meno male, sei partito giusto, perché il precedente è veramente poco bilanciato, almeno qua è fattibilissimo. Voglio fare il mio just chatting, posso? Lo banniamo, siamo lì per bannarti. Mesenkas. Veramente figo. Peccato che poi sti crossover non c'erano mai. Abbiamo dovuto aspettare poi Xenoverse per vedere SL con Baby Scimmione comunque. L'ho capita io, Mesenka, non mi ripeto più. Poi belli lì con la foto di gruppo, che teneri, si sono messi tutti in posa apposta per la foto. E chiaramente è veramente bellissimo il secondo capitolo, ci mancherebbe. Poi abbiamo l'intro del 3, che anche lì, fighissimo. È ritornato il Pongo, ma quello fatto bene. Perfetto. No, perché sta. Ah sì, perché quello è originale in realtà, quindi potrebbe anche starci. Ah, con la voce non la sapevo. L'ho sempre sentita solo senza. Mica male. Capito, capito. Ok. Poi a un certo punto è esplosioni dappertutto, ma sì. Verità, margine ignorante. Adesso ci sono più luci che personaggi in questa scena. Ciao, Nuku. Perfetto, quindi vabbè, chiaramente il 3 in realtà è migliore del 2. Quindi sta tra i migliori. Poi a un certo punto, dopo tutte queste bellissimi giochi, questi belli picchiaduro, e su Dragon Ball fatti come si deve, a un certo punto arriva questo Infinity World, che non so esattamente da dove l'abbiano preso, l'abbiano pensato, perché
Appena ho visto che Goku si fa una bella passeggiata e ci sono i Cybermen in giro per il livello per salvare Gohan, già lì ho capito che non hanno capito più niente. Comunque, perfetto. L'intro almeno migliora, in teoria, no? Sì, l'intro sì, il problema è poi il gioco, appunto. Non si sa come mai andava così bene il gameplay di Budokai Tenkaichi. No, lo facciamo diverso. Fortissimo fino alla prima serie, forte poi. Ormai Junior serve solo per dire quando un avversario è forte. Solo che, appunto, come abbiamo anche notato su Xenoverse, continuano a farlo. È stato bellissimo perché c'erano dei dialoghi dove tre personaggi diversi, cioè Goku, Vegeta e Junior, ti devono dire quanto è diventato forte sto personaggio. In tre lo devono dire perché sennò non si va avanti con la trama. Ma no, e no, e no, come è possibile? C'è Budokai 3 è piatto bidimensionale, invece Infinity World c'è il gameplay che praticamente è un diciamo, è un picchiaduro 3D però che va dritto nel senso, quindi diciamo è un picchiaduro a scorrimento 3D, diciamo, che quindi vai avanti picchiando tutti, però non è più Dragon Ball a sto punto, cioè era figo quella roba lì. Eh sì, però veramente mi hanno fatto cascare un po' le braccia, quindi. No, per me Infinity World è tremendo. Poi abbiamo Ultimate Tenkaichi. Mi sembra che poi siano tornati allo stile di Budokai Tenkaichi, giustamente si chiama così. Lo sto facendo a tirare lista apposta. Per il momento è Budokai Tenkaichi 3, ma adesso ne aggiungo di migliori. Ecco, Ultimate Tenkaichi! Tutti pensavano fosse tipo Dragon Ball Kai, una roba strana. No, aspetta, questa mi sa che c'ha il copyright. Porca miseria, se ce l'ha. Veramente hanno messo sta canzone? No, veramente no, dai, che palle! Facciamo così, va? Purtroppo la dovevamo sentire senza audio, quindi. Eh sì, è proprio quella canzone lì. No, ne ha pochissimi, ma perché non ce n'è un'altra. L'abbiamo visto tutti. Come al solito, Mesenka non ha notato questo particolare, che non ce n'erano altre disponibili proprio, quindi materialmente non si può fare di meglio. E appare sta gente, boh. E la gente diceva che questa era Dragon Ball Kai. Ma. Sì, la cosa divertente poi di Battle of Z, che è l'unico gioco PS3 che mi gira sul PC. Quindi sono proprio fortunato. Peccato perché poi chiaramente le intro le fanno sempre più belle. Sì, sempre la solita solfa, diciamo, però sì. Ciao. Hildegard che magari ce lo ricordiamo in 10 in tutto il mondo, però c'era anche Hildegard che era un nemico interessante. Con Link come avversario, quindi stupendo. Con tanto di Ocarina, tra l'altro, quindi veramente in quel periodo la Toei era fissata con Zelda palesemente. Siamo sempre così contro gli Sherwin, non si sa il motivo, ma. E anche se in realtà non l'ho giocato, quindi niente.
Poi abbiamo Basta Limits, dovrebbe esserci prima. Poi tanto vediamo anche le altre intro, chiaramente. Perfetto. Non c'è male. Sono riusciti a inventarsi ancora una volta. Ah, proprio volevano celebrare così Yamcha. Ma Basta Limit, guarda che è per PS3 se non ricordo male, com'è possibile? Non dovresti più, già nella generazione PS3 facevi ancora a scuola. Ah, strano. Sono belle comunque. Hanno messo tutti i personaggi per fare. Bellissimo. Non lo conosco. Vediamo. Rising Blast, tra l'altro, ce l'avrei anche fisico. Ma poi, come sapete, non mi sono più comprato i cavi per il joystick per PS3 perché non sono USB. E quindi non ho potuto continuarlo e niente. Però qualcosina ho visto di gameplay. Bene. Quindi è un po' di luci qua, eh. E aveva tutta un'interfaccia strana perché l'energia era a cerchio sulla UI e quindi era meno chiaro rispetto a Gotenkaichi che era invece la grossa e dritta sopra. Quindi non potevi sbagliarti. Bello sto crossover. Questo è il vero Broly, chiaramente. Pensava di sconfiggere il protagonista della storia. Però me lo ricordo. Vabbè, in realtà è decente, alla fine fa il suo. Il 2 ho visto che è migliorato tantissimo rispetto al primo. Caso. No, è strano perché rispetto al primo Rising Blast sembrava tantissimo migliorato.
Eh sì. No, vabbè, hanno messo pure il POV Janemba, veramente. Quindi non l'ho giocato, come vi dicevo. E poi arriviamo ai King, signori, ai giochi più belli. Non ho ancora visto Kakarot, però per il momento sono ancora più belli rispetto a Fighters. E io non ho mai capito perché alla gente non piace Xenoverse. Io veramente vorrei farci tutta una bella indagine, un'intervista, perché la gente si lamentava che Dragon Ball è sempre uguale, fanno un gioco basato sul cambiamento delle storie e non piace. E allora siete stronzi, però che cavolo. Non mi sembra. Sì, in realtà come intro di Xenoverse è anche figa. Anche se è un po' diversa da. Sì, questa sembra la mia canzone. Per me no. Ma perché hanno il copyright? Mannaggia la miseria, vabbè. Giustamente dovevano mettere Shala direttamente. Sembra la mia canzone su Dragon Ball Xenoverse, tutto quest'intro. E poi mi chiedi perché penso che tu sia un troll, perché non è possibile. Quindi vorrei sapere il motivo per cui la gente non piace sto gioco. Ah sì, sei un troll, l'hai proprio ammesso? Trunks così un po' deforme, vabbè. Sara. Purtroppo senza audio perdo un po', in effetti. Comunque sì, è stato un bel tuffo nel passato, relativamente. E poi vero, si attaccava la sigla poi al gioco stesso. Questo com'è? Tutto a posto? Ah, proprio tutta l'intro completa! E giustamente mettiamoci un dialogo. No, però il doppiaggio giapponese è troppo diverso da quello italiano, non riesco. Sono l'unico al mondo che lo preferisce in inglese, vabbè. Hanno cominciato proprio dalla parte più bella, magari, di Dragon Ball, che è poco considerata, ma è la più bella. Un bellissimo tributo. Ti piace così tanto il tuo nome? Pure. Se tutti sappiamo com'è finita, sì. Veramente spettacolare, però la sappiamo a memoria.
Ecco, che parte l'intro vera e propria. Gnammi, gnammi, che buono, eh? E chi sarà mai? Cioè, è proprio... Si vede proprio intorno un miglio chi è questo qua. Pure! Ma questo non è più l'intro. Ma veramente. Vabbè. Torniamo a noi e ci vediamo ovviamente l'intro almeno dei giochi PS1 che sono ancora interessanti. Che erano... Final Bout. Che ricordi qua. Ovviamente meglio la saga di Freezer. Che ricordi. I colori ancora più o meno funzionavano perché ovviamente la PS1. Sì, forse un po' più saturi, diciamo. Volevano far sentire bene i colpi, era fondamentale. Poi c'era una grande enfasi nella parte GT perché era la serie appena uscita all'epoca, quindi dovevano spammarla per bene. Non so perché c'era il cane di Majin Buu in quel frangente, comunque. E vedete, c'erano tutte queste scenette, anche questa qua soprattutto, che purtroppo l'avevano già fatta, quindi non potevano riproporla, però. E poi c'era quell'altro famoso su PS1 che era Ultimate Battle 22. Ok. Questa non so quanti di voi se la ricordano, perché chiaramente tutti parlano di Final Bout, ma Ultimate Battle 22 non tanto. È un po' così. Ah, tutti devono fare la mossa, semplicemente. Boh, mettete solo le mosse finali nel gioco e l'abbiamo fatto. La colonna sonora è un po' anonima, però chiaramente è stata tipo la prima che ha fatto la storia. Non ha mai camminato così nella serie, ma facciamo finta di niente. Ancora. Vabbè. Ma a proposito di intro, facciamo una bella tier list su Tekken. Vabbè, in realtà allora per cominciare partiamo da quello che conosco io, ovvero Tekken 5. È quello che conosco meglio, quindi volentieri riesco a classificare i personaggi, che li conosco abbastanza tutti. Allora... Eh sì, peccato perché ormai adesso che c'è il 7 o porti il 7 o puoi non portare Tekken, c'è purtroppo sto discorso. E boh, io in realtà non ho neanche
un nome da mettere nei terribili, perché in realtà sono tutti abbastanza buoni. Allora, vabbè, di cosa stiamo parlando? Cioè, Gympaci, mamma mia, non so che ricordi non so che ricordi avevate, soprattutto per Gympaci, perché io che ho avuto la fortuna di avere 8 anni, avevo la PS2 di mio cugino, e 8 anni facevo il culo a tutti gli avversari, tutti i personaggi che mi arrivavano sempre con Jack 5, che sapete è il mio personaggio, ma poi arrivava questo Mo Cugin maledetto, e quindi poi, buonanotte, questo Gympaci. Maledetto che ogni volta mi one shottava, e quindi in realtà tipo forse l'anno scorso ho, diciamo, reso felice il me stesso di una volta, perché ho capito come si sconfigge e l'ho sconfitto. Perché in realtà sì, puoi abbastanza menare potente come fai con tutti gli altri, semplicemente Gympaci c'ha un pattern un po' più pesante da seguire. Però basta un attimo. In realtà sì, l'ideale sarebbe. Il problema è sempre non farlo attaccare. Solo che non sempre si capisce, perché come al solito io quando ci gioco ho sempre il dubbio nei vari picchiaduro, perché sembrano tutte scene molto molto discutibili. Il fatto che prevalga uno piuttosto che un altro. Questo però succede soprattutto per Gympaci. Perché non si sa come mai, perché dato che deve essere più forte, innanzitutto si vede palesemente che mi legge gli input, una volta su due almeno, mi legge gli input, si nota palese, quindi mi dà fastidio. Perché se no non è possibile che mi para così perfettamente tutto. E poi sì, il trucco sarebbe un pochino, sì, menare tantissimo, però bisogna stare attenti, perché ci sono delle sue mosse che non si sa come mai bloccano le tue a prescindere, quindi tu devi evitare che lui faccia una contromossa, anche se pensi che non ti blocca, tu fidati che ti blocca, quindi meglio che la eviti. Poi arriviamo a Raven, un personaggio assai interessante. La storia mi ha affascinato di questo agente segreto. Non ho capito la sua seconda skin, perché la sua seconda skin è un altro personaggio, quindi non ho capito quel collegamento. Però, chiaramente un bellissimo personaggio. Poi arriviamo a Christie Monteiro, che chiaramente per tutti quelli che usano Jack 5 sanno benissimo che chi fa capoeira fa il culo a Jack 5, cioè è oggettiva la cosa, perché è proprio l'antitesi, perché Jack 5 sta molto in alto e si vede proprio anche dalla sua forma che ha tutta la potenza sulla parte superiore del corpo, dato che questi qua sono stronzetti, fanno i colpi bassi e devastano Jack. Se si impegnano forte, Jack 5 non si alza più e viene malmenato brutalmente, quindi chiaramente sì, però. Proprio a livello tecnico, come sapete, mi triggerano sempre questi personaggi. E quindi, per antipatia mia personale, devo mettere tra i terribili sia marito che moglie. Non mi ricordo se sono fratelli o se sono sposati, comunque. Però a me stanno un po' sul cazzo questi che fanno capoeira. Mi spiace, ma. Ah, sono fratelli, ok. Quindi ho sbagliato la mia fanfiction. Vabbè, non importa. A parte questo. E no, perché. E no, non sono fratelli perché hanno cognomi diversi, quindi sicuramente no. Non sono fratelli. E no, perché c'è una fanfiction che ha basato sul fatto che stavano assieme, quindi non possono essere imparentati, dai. Quindi abbiamo invece Steve, che invece mi piace un po' di più, perché essendo uno che è la nipote dell'allenatore di Eddie, addirittura. Perfetto, quindi possono stare assieme. Dicevo. E invece per quanto riguarda Steve, un pochino lo stimo, perché combatte più o meno come Jack 5. Il problema, secondo me, è che Steve si sente, non si, si sente ancora peggio quando c'è per il personaggio che è, gioca, usare i piedi con lui, tirare i calci, è ancora peggio che non usare Jack. Quindi in realtà è ancora più scarso da questo punto di vista. No, li stavo confrontando perché entrambi sono focalizzati soprattutto sul
come stile di gioco sul tirare i pugni, meno con i calci. Però Steve ancora di più, secondo me, perché mentre Jack comunque bene o male è talmente un armadio che se tira anche qualche calcio non è così terribile, secondo me Steve lui è ancora più terribile perché non è allenato, non è allenato nella parte bassa del corpo. Quindi non sa so usare bene i calci e quindi a differenza di Jack che bene o male è una macchina, quindi è un armadio e bene o male anche se usa i calci qualche volta non è così terribile, Steve secondo me è ancora peggio. È molto più focalizzato sui pugni perché infatti lui farebbe pugilato teoricamente. Sì, Manu, è quello che ho detto, sì. Quindi, boh, però per il resto sì, un bel personaggio, quindi mettiamolo qui. Infatti. Bene, vedo che hai capito. Invece no, Mokujin è chiaramente un altro pezzo di merda, sostanzialmente, perché non ha uno stile suo e copia solo gli altri. E tra l'altro ci ho fatto anche una bella lore sul mio Wattpad, dove ho fatto questa mia fanfiction, sempre Mr. Dragon Ball, dove praticamente ho mescolato il fatto che i Mokujin erano questi tonki creati all'epoca del maestro Muten. E quindi per avere un allenamento migliore trasmettevano un po' di aura a questi pezzi di legno e quindi prendevano vita e si scontravano. Però, e poi, secondo sempre la mia fanfiction, quando e loro facevano sempre proprio, erano abbastanza robotici, quindi si allenavano semplicemente. Hanno cominciato ad agire in autonomia quando, sebbene ufficialmente, appunto, quando lo racconta Maestro Muten, ufficialmente Mokujin hanno cominciato ad andare in autonomia. Senza alcun motivo, in realtà il maestro del maestro Muten gli ha raccontato che no, in realtà sono andati in autonomia quando hanno percepito una malvagità grandissima ed è coincisa con l'atterraggio del grande mago piccolo sulla Terra. Ho fatto questo bel crossover su Wattpad se vi interessa. Ma più che altro i Mokujin non li sopporto perché non hanno uno stile loro, quindi in realtà non sono. Sono veramente. Cioè, sono tutti personaggi, quindi non si può valutare tantissimo lo stile di combattimento. Poi abbiamo Brian, che è un pazzo furioso e mi piace veramente parecchio. Baek è per me anonimo, non ho idea di chi sia. Ogni volta lo incontro e dico: che cazzo è questo? Sto vecchietto è quel classico che ti dice, come al solito, quando inizia a combattere, che la forza brutale non è tutto. E io, che gioco solo di forza brutale, gli faccio un culo così ogni volta, e quindi fa anche la figura del pagliaccio, no? Chiaramente. Quindi fa quello che deve fare, è decente. No, Baek, ma chi cazzo è Baek? Ma chi l'ha mai visto? Non è mai stato neanche tra i personaggi principali, e soprattutto se vedi Tekken Blood Vegans, che è l'unico film animato di Tekken che ho visto. Baek non esiste, vabbè che Blood Vegans era più incentrato sulla famiglia Mishima, che chiaramente era quella principale, e mentre c'erano, ci hanno anche piazzato in mezzo Xia Yu e Alisa, chi cazzo sono, poi li hanno piazzate nel marasma, anche se non c'entrano niente. Poi abbiamo Kuma, che chiaramente è un orso, cioè, non ha, giustamente hanno detto, che cazzo volete, è un orso, e non è che deve avere un stile di combattimento, ti dà una zampata che ti one shotta, quindi che cazzo volete, non è che deve essere un combattente, è un orso, giustamente. Anche Ho-Wang, che cazzo è Ho-Wang, ma chi l'ha mai visto, ogni volta lo incontro ed è così anonimo pure lui, te, ma chi è, ma chi è, ma chi lo conosce? Dicevo invece, per quanto riguarda Kuma, beh, in realtà sì, è un personaggio interessante perché appunto da osso riesce, semplicemente essendo da osso, a combattere. Poi abbiamo questo, il rivale di Jin Kazama. No, io ero concentrato, sapevo della rivalità dei Mishima che praticamente, appunto come spiegano nel set, soprattutto c'è. Praticamente è Yachi che uccide sua moglie perché c'è il gene Devil che non riesce a controllare e quindi la moglie lo aggredisce, ma Yachi si difende e la fa fuori. Katsuya, che pure lui c'è il gene Devil, vuole vendicarsi contro suo padre per aver ammazzato sua madre. Il Jin, che è il figlio di Katsuya, invece
dato otto a tutti quanti, perché secondo lui la famiglia di Mishima deve morire tutta quanta perché c'è sto gene debile e quindi vuole picchiare tutti quanti fino alla morte. E quindi io sapevo di questa storia e basta. Quindi Jin Kazama per tutta la vita ha cercato in tutti i modi di fermare la famiglia Mishima in modo tale da far sparire dalla terra questo gene debile che c'ha pure lui. E infatti pensavo che fosse nei suoi programmi dopo che ha distrutto gli altri due di suicidarsi. Ma chi lo conosce Ovorang? Boh, vabbè. Non ho capito cosa hai detto. Anche volendo, cioè. Ah, ok, ho capito, sì, bagna, fai, ok. Boh, se lo dici tu. Allora, invece, lì, pure lì, chi cazzo è lì? Chi l'ha mai visto lì? Però, beh, lo stile di combattimento suo a volte mi ha fatto penare, quindi dai, è decente, diciamo. Lei, che invece mi triggera perché lei, tu sei lei, porca miseria, lei neanche allo start riesce a stare fermo. Ogni volta si fa la passeggiata, quando comincia il combattimento va a destra e a sinistra. Ma che cazzo fai? Stai fermo, cioè stiamo iniziando a combattere. E quindi, boh, per il resto sì, carino anche lui. Minchia, Feng mi piace, ha un bello stile Feng, anche se non conosco la sua storia, ha un bel carisma in generale. Vabbè, Eiachi, sto vecchiaccio di merda, mettiamolo qua. Idem Kazuya, vabbè, quelli sono quelli principali che danno vita a Tekken, cioè hanno la storia più profonda di tutti i personaggi. Sì, ma poi i finali di Tekken, allora, a parte che il mio finale preferito di Tekken 5 è chiaramente quello di Kangaroo Jack, che da un attimo, che sì, io lo chiamo Kangaroo Jack perché ho visto un film e niente. Non so come si chiama Kangaroo, comunque sì, insomma, il canguro. Roger Junior, sì, mi confondo sempre. Vediamo un attimo solo il finale perché è troppo trash. Ecco, sì, ending, esattamente. Ah, ok. Sì, perché hanno partecipato al torneo di Tekken solo per salvare il padre che era stato catturato dagli scienziati per studiarlo. E quindi arriva lì il bambino. No, è stupendo sto finale. Che lui arriva lì tutto contento, spacca per salvarlo. E poi se lo trova lì. Comodo sul divano che si gode la TV. Bellissimo, e giustamente c'è una reazione normalissima. Minchia, spaccalo, spaccalo, ecco. Capolavoro, capolavoro assoluto. Cioè, già solo per questo Joe Junior vince tutto, ma cosa ne sapete? Bellissimo personaggio, veramente bello. Invece Ganryu, che serviva un lottatore di sumo effettivamente in questo torneo, quindi boh, fa il suo. No, anzi, dai, ti dà quegli schiaffetti che. Ecco, Marduk sembra la versione umana di Jack, quindi chiaramente è bellino. Poi vabbè, il panda, ma della versione idiota di Kuma, secondo me, lasciamo perdere. Jack, vabbè, è Jack. Questo che non l'ho mai inquadrato perché. Lì è. Non ho mai inquadrato come personaggio, è assai misterioso per me, però mi piace. Se non mi piacciono non mi dicono granché. Eppure questo non mi dice granché, è abbastanza anonimo. Che mi ricordo solo che pensa di essere il mio incubo peggiore e poi lo ammazzo io. Vabbè, ma finisce sempre così con i miei avversari, quindi normalissimo. Poi abbiamo Yoshimitsu, che a quanto pare si intende questo anche se l'altra skin dovrebbe essere più carina. Chiaramente è tra i migliori, cioè Yoshimitsu. Mi dà solo un po' fastidio perché sono tutti a mani nude e arriva lui con la spada bello bello. Però non è molto equilibrato. Poi vabbè, lo mangia Tiger Man, insomma. Dai, carino, pure anche la sua versione potenziata. Anche se mi hanno detto che in realtà Armor King non è esattamente la versione forte di King. Perché è più forte ma è anche più lento nei movimenti, quindi bisogna un attimo vedere quale si preferisce. È già finita World's Legacy che sei qua. E poi abbiamo questa sorta di Pocahontas. Sì,
Sì, però dico come personaggio, mi hanno spiegato che Harmon King è più forte, ma è anche più lento nei movimenti perché c'ha l'armatura. E quindi dicevo, anche questa qua, questa Pocahontas qua, io che ci devo fare? Chi la conosce? Ma co sì, ma questo non è Dead or Alive, quindi non ci interessa. Vabbè, ma io sto analizzando dal punto di vista tecnico, ma perché deve essere ogni volta faticoso? Allora, esattamente Axto. Oh, mi fa piacere che ci siano anche commenti intelligenti. Quindi, allora, questa indiana, voi la conoscete questa indiana? Chi è? Perché? Dov'è? Ecco, sì, Giulia si chiamava, è vero. Ma insomma, no, dai, è terribile, terribile. Assolutamente terribile. Invece, allora, poi ecco un'altra cosa che si vede anche in Blood Vegans, tutto assieme, hanno dovuto mischiare tre storie, circa due e mezze, tre, per fare un film animato che dura abbastanza. Ecco, la terza storia era tra Anna e Nina, che si odiano alla follia e non ho mai capito il motivo. Ma che cazzo la. Ma poi me ne avete parlato. Sì, ma. Allora. Il problema è che, appunto, voi pensatela solo a livello di carattere, senza guardare la bellezza, perché quello è il punto. A livello di carattere, a livello di stile di combattimento, è terribile. Perché quando, tanto non la faremo, ma quando se mai farò una tier list di bellezza di Tekken, è quello un altro discorso. Se io sto analizzando in termini di gameplay, ma è inutile che sclerate, perché voi state valutando in modo diverso, quindi cosa volete da me? Quindi dicevo, queste qua che si menano sempre. Anna è un po' più perfida, un po' più da corporation, associazione segreta che fa cose losche, Anna. Invece Nina è un po' più. Invece ha quel tipo di personaggio che invece è molto più semplice, lei contro il mondo, semplicemente. Boh, come personaggi funzionano più o meno. A volte sembra che rasentino un po' le classiche ragazze che bisticciano, però per fortuna riescono a creare qualcosa di interessante. Vabbè, Devil Jean, ma che cazzo c'è? Ma chi se ne frega di Jean? Anzi, Jean, visto che Devil Jean lo mettiamo qui, Jean è leggermente più sotto perché Devil Jean è la forma più figa che c'è. Sì, l'ho appena spiegato. Questa chi è già questa qua? Non mi ricordo il nome di questa, vediamo un attimo. No, me la numera come 15. Non mi ricordo chi è. Ah, Lily, ah sì. Non mi ricordo, aspetta. Non me la ricordo questa. Vediamo un po'. Ah, solo Dark Resurrection, il primo Tekken 5 non frega niente a nessuno, vabbè. Eccolo se vabbè, che cazzo è il cacciavite? Cos'è sta roba? Beh, ma è tipo Black Widow potenziata. Minchia, va a gambellare un po' come si chiama? Come. Non mi ricordo se. Dai, quest'altro lì, come si chiama? Come questo qua che è l'omaggio a Bruce Lee del team di sviluppo. Minchia, è veramente Black Widow, porca miseria. Insomma, avverto la stessa irritazione della capoeira, eh. Questa roba qui che mi disarciona, un po' come fanno con. Mi uscirà il nome di questo, prima o poi. Bene, bene. Quindi mi dite un attimo come si chiama questo qua che è Bruce Lee, ma non è Bruce Lee, è Fang. Giusto, è Fang dovrebbe essere, ecco. Mi ricordo un po' lo stile di Fang anche. Però sì, dai. Dai, mettiamolo qua e stiamo tutti tranquilli. Asuka, madonna. Vabbè,
sempre incazzata Asuka. Non so perché c'ha quel temperamento di che ti vuole rompere le palle a tutti i costi, in tutti i sensi. Ah, LOL. Quindi, boh, bella tosta, ma va bene qua. No, Xayu, raga, non l'ho. No, Xayu, no, no, deve stare qua, Xayu, non è proprio indiscutibile. E poi, vabbè, sono veramente belli sti due, sia Paul che Low, quindi va benissimo. No, non lo sapevo. Invece, andiamo ad analizzare invece i singoli titoli Tekken. Tekken Games, eccolo qua. Ci sono tutti, credo, sì. Anche perché non è che sono tantissimi. Beh, non è vero, ho messo Lili in alto, quindi non è vero. Allora, vabbè, ma perché è proprio una roba più personale, mi sa. Ma prima di tutto volevo fare una digressione, ovvero. E non lo so perché si equivalgono abbastanza. Madonna! Madonna, ma questa è una malattia grave, ma guarda cosa c'è in faccia questo, vabbè. Sì, va bene, a parte il bias che parte. Adesso capisco l'inizio di Tekken 5. Ah, è un'antica tradizione, signore e signori. Non lo sapevo. Ma a quanto pare è un'antica tradizione di sto gioco buttarci dentro un altro gioco di fantascienza. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Che c'entra, non è obbligatorio, non è che Konami mette Gradius a ogni intro di gioco, che discorso è? Dove si vede, è l'unica volta dove si vede la faccia di King, se non ricordo male, a parte che siamo un premio Oscar comunque. È una versione ogni numero di... lo so. Porca miseria! Ecco, c'è gente che si doga che ha sta faccia, io ve lo dico, non so se sia normale. Questo è tipo Tomb Raider, quasi. Povera candela, vabbè. Ecco. Io, vabbè, no, sono l'unico che posso parlare di sopracciglia, però che cazzo è sta roba, dai! Non ci sprechiamo, mi raccomando. Potrebbe uscire bene stinto, non ci sprechiamo. E in realtà dirò da tutta, raga, ho giocato solo a Tekken. In realtà mi sono piaciuti abbastanza tutti. Tekken 3D un po' meno. Vabbè, Tekken 7 è veramente fatto bene, non c'è niente da fare, è troppo bello. No, ma in realtà no, sapete, no, in realtà lo posso classificare tantissimi primi Tekken perché grazie a Tekken 5 li ho giocati tutti. Tranne, no, anche il 4 però perché ero curioso, dato che era l'unico gioco che mancava di Tekken, della serie di Tekken. Nel 5 c'era un dollo, un altro, e il 4 l'hanno balzato perché non ci stava, mi sa, fisicamente. E quindi l'ho giocato separatamente.
Che spiritoso, Danu. Ecco. Vediamo il 2 se migliora qualcosa, ma chi lo sa. Ah, su quella scogliera famosa dove Yashi butta suo figlio? Allora è caduto lui! Minchia, che faccia! No, Paolo senza barba hanno fatto. E faccio anche la reaction ai film dei personaggi di Tekken. Madò. Anche perché non ho idee, quindi va bene. Chi era questo? Scusami, scusami, scusami. Chi cazzo è questo? Non è uscito. Ma siamo. Cioè, il massimo è 480? Aveva fatto gli occhiali un attimo. Finalmente si ricordano che c'è. Ah, non è Jack, è Yoshimitsu. Che cazzo è questo? Cioè, sembrava Jack perché era un robot. Ma poi c'ha il cappello di Yoshimitsu, quindi non lo so. Eh sì, è terribile 480. Già ci sono i pixel perché PS1. Se poi ci mettiamo 480. Ma queste cose sono. È stranissimo, perché una volta le facevano uscire così. Adesso sono diventati un passaggio dello sviluppo dei giochi. Passare da sta grafica, ma perché deve essere ancora renderizzata. Invece una volta la buttavano così. È stupendo. Madonna, sto bot. Allora, almeno nei giochi retro, per cortesia, per cortesia, non c'è niente di sexy in questa grafica, per cortesia, siamo sinceri. Guarda, ma come si fa, come fa a essere sta faccia a essere sexy? Come che sembra Ken di Barbie? No, ma dico in generale, è una grafica troppo bassa. Ho capito, ma non ti puoi. Dai! Ho capito che era il nostro massimo, però non bastava mica per Sega, scusami. Perché è ubriaco questo? Personaggi su personaggi. E poi un'altra cosa che. Poi non ho capito sta posa comunque. E mi spiaceva perché poi ci sono saputo che c'erano un sacco di personaggi nei vari Tekken che poi sono spariti nei sequel, non so perché. Allora, c'è cioè, perché inventarli se poi non li tieni, boh. Che è questa scena? Madonna, madonna, è un meme questo! Ma siamo. Ma veramente? Ma veramente, ma veramente. Ma poi soprattutto, adesso arriviamo invece. Arriviamo a Tekken 3, che molti sostengono sia il più bel Tekken della storia. Io mi dissocio da questa frase. Non è proprio. Perché il migliore è. In realtà no, il 7 è fatto ancora meglio del 5. Non pensavo. Mamma mia, quanti pixel! Ma siamo in HD. Eh sì, 3, 5, 6. Cioè, ma no. In realtà ho giocato al 3 dal 5 e molti mi hanno detto che forse dal 5 non si può giudicare bene il gioco. Però al 3 non mi sembrava tutta sta bellezza che dicono tutti. Comunque. Ma non è possibile, siamo a 1080 e si vede tutto così. Ma certo, ma un sacco di giochi, vabbè. Poi io ho lo stesso anche di Tekken 1 e 2 che all'epoca erano figli, eccetera. Questo sembra la intro alla Resident Evil comunque. Oh, finalmente Yachi diventa un po' più normale. Grazie.
Beh, come tutte le cose. In realtà no, perché poi io ho giocato anche a Tekken 4 e non l'ho capito. E ha un gameplay tutto strano. No, meno male che poi hanno messo la barba a Paul perché non si può vedere così. Sì, lo so che sono origini, li ho giocati da poco, infatti. Ma che è Bruce Lee, ma veramente? Poi i film fanno il tributo. No, ma è lui con i baffi, quello lì. Ma che è Matrix? Questa chi è mo? Lei che non sta mai fermo, ve l'ho già detto. Ah sì, poi c'è uno Yoshimitsu deforme. Ma dove è uscito questo? Ma poi con la spada laser, ma che succede? Boh. Ah sì, poi mi stupiva di sta scena che a una certa prende qualcosa al braccio di Jin e quindi non capivo cos'era, cosa fosse. No, vabbè, no, vabbè. Quante cose mi sono perso. Un watch along, mai sentito. Poi abbiamo all'intro del 4, il più strano Tekken della mia vita, penso. No, perché non capisco il senso di Watch Party. Ecco, questa scena che continua perenne in tutti i Tekken. Cosa c'era in quel cosa che hai bevuto, minchia? Anche perché non so quanto sia piacevole, perché molti mi hanno spiegato che non è bello parlare di tutto il film, però se c'è una scena che mi viene da dire qualcosa, la voglio dire. Vabbè, che sei Rocky, dai. Sì, ma non è un film, non c'è neanche l'audio, quindi uno può anche parlare di sopra, mettere in pausa, perché tanto non c'è neanche una trama. Sì, comincia a essere carina, lo ammetto. Ma che è? Ha fatto Pantene, che cazzo è sta roba? No. No, no, non può, non è Marduk. Che cazzo gli hanno fatto i capelli? Capisco perché si è tagliato i capelli, però che schifo. Sì, è carina, ma non sto 3 ore a scrivere in chat e mi seguo di qua e mi seguo di là. Dico, tu è carina, boh, chiuso. Con quale vestito indegno me lo stai dicendo, però? Il gameplay di questo gioco non l'ho mai capito perché, non so se vi ricordate, ma proprio era strano, con le mosse toglievano poco, boh, non si capisce, era tutto strano. Secondo giocatore che nessuno conosceva mai, che era contro Steve. A me sarebbe piaciuto anche quella parte che sfiorava quasi Resident Evil con tutti gli agenti segreti, però in Tekken non l'hanno mai messa. Perché poi diventava Resident Evil. No,
perché quello è il 5 che ha il gameplay di Decker, ma l'ambientazione indistruttibile. Invece il 4 era tutto strano. Ma a parte che andava anche su più livelli, cioè mi ricordo che c'erano delle arene dove un personaggio poteva anche salire a un livello superiore, c'era proprio un piano e si combatteva così. E poi arriviamo al più bello che c'è. 5R Remastered 4K using AI Machine Learning. Ma cosa devi fare? Ma se c'è tutto sto casino per riprodurre la intro di Tekken 5, vabbè. No, che cazzo è sta roba? Vabbè. Qualità eccelsa. No, però si distrugge anche l'ambientazione. Poi vedi le monete volare, queste cose qui, però. Ma mi ricordo anche, ma forse era nel 6 questa cosa, che eri praticamente sopra un palazzo e se tu colpivi bene con Jack bene per terra, andavi fino di sotto, però mi sa che era il 6, perché poi ho provato nel 5 e non lo faceva più. Sì, c'è distruzione dappertutto. Finalmente arrivano i primi Jack decenti. Ma poi, a proposito di Tekken 5, ma a qualcuno piace l'avventura di The Devil Within? Poi non il gioco a sé, cioè come sapete la parte di l'avventura di Jin. Perché questa avventura qua nessuno ne parla più, boh, tutti si godono di Tekken 5 solo per un picchiaduro normalissimo, ma aveva anche questa storia che era super interessante. Ma come noi, cioè, anzi, sono stato lì a sclerare perché un po' era un po' labirintico, un po' perché i personaggi è una fatica qui e là, e un po', sì, era poco bilanciato in effetti perché sta cosa di Devil Jin dovevano studiarsela un po' meglio secondo me perché comunque, cioè, tutti i potenziali per danneggiare di più gli altri a costo però come il Kaioken che poi alla fine ti indebolivi anche tu, quindi un po' strana la cosa. Perché tu subivi danno e la barra rossa di Devil Jin aumentava in modo da poter essere evocato e quando poi era full allora tu potevi attivare Devil Jin che però ti toglieva anche lui a sua volta la barra energetica, giustamente uno dice ma io sto attivando Devil Jin per poter sconfiggere gli altri se mi distrugge pure lui è la fine. Bellissime ste cose. Ma c'è un altro gioco dentro. E ce ne sono anche altri tre dentro, volendo, coi Tekken. Ma poi se non ricordo male, avevano fatto anche una cosa simile con Tekken 4, dove però era un picchiaduro a scorrimento, se non ricordo male. E se non ricordo male c'è anche nel 4, comunque non è una nuova. Questo è stato ripreso da Blood Vengeance. Blood Vengeance ce l'ha così uguale. Voi l'avete mai visto Blood Vengeance? Guardate che figo. Oh, questa foto da incorniciare. Poi Raven a caso, ma perché? E so Raven, io lo voglio su Resident Evil, Raven, è proprio lui. È un personaggio dell'Umbrella, è pazzesco. Volevi fosse morto. La mossa un po' la Trunks del futuro, ma comunque. Ma perché c'è la parte motivazione dell'intro? Quello era un Tylo dei Pokémon, o Swellow a seconda. Figo questo allenamento, lo voglio fare anch'io. No, vabbè, Dottor Strange, ma che cazzo mi sei a dire?
Minchia, questa qui era palesemente. Dai, quella di Resident Evil, l'avete capito. La tipa di Leon, che non mi ricordo mai come si chiama. Ma è lei, cazzo. Ada, esatto, è Ada. Questa è Ada, non c'è storia, è Ada. Chi è che ha attivato la musica? Non io. Bene, 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 bene. Risolto, direi che ce l'abbiamo fatta. Perfetto. È capitato. Doveva capitare prima o poi. Minchia, è molto più figa questa. Guarda che. Già la musica è molto più figa. Madonna, la pioggia, guarda che flex di tecnologia che mettevano. Ah, ma non si può evitare questa cosa? Comunque, veramente figa questa. Mamma mia, minchia, che questo voglio il poster di sta foto, è bellissimo. No, vabbè, questa qui poi. Ma non vi dico questa. Mamma mia, che tamarata fortissima. Minchia. E chissà la Dark Resurrection come sarà. Non so se cambia la Dark Resurrection. Ah, pare di sì, perfetto. E dopo quando. E dopo che Gina ha sconfitto Jinpachi. Cosa succede? Cioè. Io capisco che non ha. Magari non si è accorta subito. Ma questa personaggio, cioè Lily. No? L'abbiamo vista. Allora, no, volevo dire questa cosa. Allora, noi abbiamo visto Lily che letteralmente svita la testa al suo avversario. Capisco che non fosse nata pronta, però sta scena no. Non è credibile da una che ti svita la testa, comunque. No, queste cose. Meglio non vederle in questo periodo, comunque. Ecco, motivo i pugni. Ecco, Asuka l'insopportabile. È la cugina di Gina, se non ho capito male. Ah, non ne usciremo mai. Ah, che fastidio. No, per una cosa che aveva scritto prima e ho ancora trovato che scriveva allora. Per una cosa che ho scritto prima. Visto che per l'ennesima volta gli ho detto evita di scrivere certe cose, gliel'ho detto tipo 5 o 6 volte considerando le altre live, ho deciso di intervenire come giusto che sia.
Mamma mia che intro qua. L'ho potuto solo giocare su PSP, se non ricordo male. Però chiaramente su PS2 che, cioè su PS3 che era meglio di sé. Giustamente. Minchia. Eh sì. Vediamo la 6. Minchia, alla fine è tutto questo è diventato una reaction a Tekken, porca miseria. Ecco qua. Fa freddissimo. Eccolo lì che si prepara. E da piccolo mi sa che avevo sia Tekken 5 che Tekken 6, quindi li ho confusi totalmente. Ma piace, sembra che piace solo a me il quinto capitolo. O porti il 7 Tekken oppure non portare Tekken. Minchia Miguel, ma cosa mi hai tirato fuori, Miguel? Ma poi non c'era nel 5, non c'erano dei personaggi da classificare. Oh, Miguel c'era nel 5, se non ricordo male. Sì, vabbè, non fare Trunks con Gohan morto perché non lo sei. Ah, Miguel c'era pure questa. Perché mi mancavano un sacco di personaggi nella tier list di Tekken 5. Miguel, questa qua tutta. O forse era solo nel 6, non mi ricordo perché ho mischiato i giochi. Minchia Leo, Leo, Leo! No, io pensavo che anche Leo fosse del 5. Zafina, sì. Leo che, dato che l'ho giocato ai tempi quando c'era Justin Bieber, subito il paragone era stato facile. Perché boh, sembrava un ragazzo così comune, gli altri erano tutti cazzuti e questo qua che c'entra nel torneo di Tekken, boh. Minchia questo! Bob, che tra l'altro ho saputo che esiste anche la sua versione magra, tra l'altro. Ed è ufficiale, non è una roba fan. Ah, ecco, sono due nemici queste qua, sì. Non, io devo ancora capire per i giapponesi cosa vuol dire indicarsi. Non ho ancora capito questa cosa. Vabbè, ma questo qua non ha più le ossa. Sì, però mi fa troppo ridere perché dice sì, sono io, siamo qua che combattiamo da 3 ore e mi indichi adesso. Sì, ho capito, e tu, ma stavano già combattendo, e questa è la cosa, cioè, se arrivi per sfidarlo siamo d'accordo, però lì stavano già combattendo e l'ha indicata comunque. Un po' Resident Evil qua, una parentesi. Io vorrei troppo una parentesi così di Tekken. Non ci crede nessuno che ti stanno i capelli così, Katsuya, lasciamo perdere, va. Ma che è, Lara Croft? Ah sì, che poi c'era questo qua che era il personaggio più forte del 6. L'avevo. C'è anche su PSP Tekken 6, quindi l'avevo giocato sicuramente. Peccato che abbiamo skippato un altro gioco, ovvero il Tag Tournament, che è un altro gioco che non ho inquadrato bene. Tutti i Tekken dove non sono numerati non li ho capiti. Questo qua sempre che si fa le AI Machine Learning, boh. Che poi non è neanche tanto brutta l'intro, eh.
Ma non è esclusiva PlayStation, tra l'altro, Tekken. Da quando? Esiste pure su GameCube. Ah, ecco, mi pareva strano. Questa chi è? Che ha la grafica troppo vecchia per riconoscerla, è stupendo. Dovrebbe essere tipo Anna, forse. No! Sì, no, è Nina, volevo dire. Infatti è Nina. Sì, vabbè, quanto lunghi vestiti qua. Figata questa animazione. Sì, semplicemente gente che cammina. Contemporaneamente 2, vediamo. Ah, qua proprio c'è tutta una storia, pensa a te. Ma veramente? Sto vedendo Jinpachi che prende il taxi. Nessuno ha pensato che potesse essere leggermente ridicola sta scena. No, nessuno l'ha pensato. Sempre che si odiano. Sì, no, ma poi cosa vuol dire? Cioè, vabbè, che tanto uno dice, ma tanto abbiamo visto Goku che prende la patente, ma quindi che così possiamo lamentarci? Mettiamoci pure Jinpachi nel taxi. Ah, questa qui è una nuova che ho visto dal 7, perché io ho giocato al 7, non al 6. Ci vuole. No, conoscendo i due personaggi. Ah, non si alleano? Ah, strano. vabbè, facciamoci le serpenti, cose. Buttiamoci anche un treno, no? Tanto ormai ci sono solo cose a caso. Ecco, questo qua mi interessava. Ok, torna nel 6, mi fa piacere. Minchia, l'angelo Gabriele, che cazzo è questo? Ma è per caso la moglie di Eiachi? Questa qua? Sì, è un alien questo, c'ha due bocche. Ah, no, sembrava. E poi finalmente arriviamo all'ultimissimo. Peggy 16. E io non ho mai capito perché ci sono due Iaci. No, non ho mai capito questa cosa. È che è fondamentale che ce ne sia solo uno per la trama che abbia senso. Perché c'è anche. Avevo sentito, mi pare, che Iaci con i capelli neri era giovane. Però qua la fogliono vedere che. Sì, quindi può anche essere. Ah, infatti mi pareva. Sì, solo che però è una cosa che l'abbiamo vista, perché mi ha confuso, perché in realtà nei primi giochi aveva solo i capelli grigi, compresa questa scena, se vi ricordate, perché abbiamo visto prima nell'intro di Tekken 3 che c'era la stessa scena, però aveva i capelli grigi, quindi per quello non si capisce un attimo. Akunaki Tousou to Hangyaku. Chi no shikumei da.
Sì, qua è proprio dopo Blood Vegans, hanno fatto un po' simile. Minchia, poi Akuma. Perché devono fare innanzitutto quando cambiano lettera solo mi trigger, perché non li distingo. No, ma poi più che altro questo inserimento di Street Fighter non l'ho capito e non mi sembra giusto, perché poi è l'unico nemico della storia che non riesco a battere, perché anche se ho finito la storia di Tekken 7 c'è una sfida extra che è contro Akuma che non va giù. E io devo per forza usare Devil Katsuya, ma questo qua non va giù. E non so che farci. Minchia, che bestia. Appunto, ho detto io controllo Devil Katsuya e sono contro Akuma, quello di Street Fighter, e quindi è un casino. Akuma, lì come cazzo si chiama. Perché poi la cosa strana è che uno dice: ma com'è possibile? Sei arrivato fino a questo punto della storia, hai già sconfitto Akuma una volta. È quello che è la cosa strana. E però contro Devil Katsuya è più forte, non si sa il motivo. Ma poi non ho capito. Ma perché c'è tipo i Coco Pops come collana? Cioè, non so se avete visto. Cioè, noci di cocco, va, non sono proprio Coco Pops, ma diciamo noci di cocco, va, perché sono un po' più grossi. Mi sarebbero piaciuti di più i Coco Pops, però va bene anche i noci di cocco. Ah, minchia Lars! Che ricordi, Lars! Non lo sopportavo, Lars! Era proprio quel tipico personaggio che si crede chissà chi e poi gli facevo il mazzo tanto. Ma dopo poi hanno inventato questo personaggio italiano che poi è cristiano, non si sa come mai. C'era fondamentale che fosse un credente. Questo prete qua, che cazzo, perché? Boh. No, non può essere sbloccato. Cioè, se l'ho bloccato, non può essere sbloccato. Oh, ecco. Quindi la storia qua l'ho capita giusta. È tipo Simba contro Scar, più o meno. Più o meno. Più o meno sì. E boh, e che altro? Mi sa che però i vari intro e ending dei vari personaggi, mi sa che li vediamo poi il prossimo giovedì, perché si è già fatta una certa. Quindi vediamo chi abbiamo da. Ah beh, finiamo un attimo con la classifica, giusto per completezza. Terribile. Non mi interessa, è veramente terribile. Terribile. E poi d'altro incomincia qualcosa di decente. Poi abbiamo questo Tekken che mi manca, a quanto pare. Revolution, questa mi è nuova, non l'ho giocato. 4 per quanto sia strano. Poi abbiamo il 5 A Dark Resurrection. Sì, l'ho giocato su PSP, quindi non so se. Però mettiamolo qua. 6 non l'ho giocato. Tag non l'ho giocato e non l'ho giocato. No, si è già fatta una certa. No, ve l'ho già spiegato. Ho bisogno di fare questo just chatting il giovedì, quindi non potrà essere sostituito da nessun gioco. Quindi mi spiace, ma lo faccio post just chatting perché mi serve per aumentare, diciamo. Quindi, dato che su Twitch si dovrebbe giocare, ma la gente piace il just chatting e non so il motivo, ma. Quindi, vediamo un po' chi ci abbiamo da raidare. Dai, andiamo. Dai, finito. Beh, mi giocano Malta is Dead. E che dobbiamo fare? Li andiamo a premiare. Noi ci vediamo quindi domani con Rogue. Finalmente cerchiamo di finirlo. E c'era Mr. Watt.
stesso posto e a fianco a Marta.